Nel domenica tocca a te, sei preoccupato, ci stai pensando Preoccupato per niente. o no? Per Non vedo niente. l'ora. Davvero? Domenica ti sei trovato all'improvviso a dover scendere in campo. Com'è andata contro questo attacco del Bassano che tutti dicono molto forte? No, è andata bene, dai, credo che sia andata bene. Quando ho visto Roberto un po'. Ci ho pensato, ho detto, vacca boy, non posso far peggio di loro perché stavano giocando bene, noi il primo tempo abbiamo giocato bene. Un po' preoccupato ero, però vabbè, dai, dopo quando sono sceso non ci ho più pensato. Chi vi ha dato più fastidio, il centravanti, Pietro Biasi o questo Furlan, questo Iocolano così veloce? No, sono bravi un po' tutti lì davanti. Mi ha impressionato molto Furlan, che ha una bella corsa, bel dribbling anche. Quello che ci ha messo più in difficoltà, credo. Quegli altri, ovvio, sono bravi anche gli altri, ma quello che mi ha spiazzato proprio Furlan, quella corsa che ha, molto brava. Senti, parliamo di cose serie. Tu, Andreoni e poi basta, no? Gli unici che non hanno ancora fatto gol. Ti rimangono poche partite. Vabbè, speriamo, dai. Non lo dico perché. Speriamo, dai. Allora, veniamo a parlare della partita di domenica. Ovviamente ci credono tutti, ci credete anche voi. Una partita secca, in fin dei conti, Sì, no, alla fine sì, è una partita secca. Cioè, noi andiamo là, a viso aperto, ce la giochiamo. Non abbiamo paura di loro che giocavano in casa, no. Sono bravi, ci mancherebbe. Però li affrontiamo come abbiamo affrontato sempre tutti. ma tu a luglio ti aspettavi di giocare così tante partite? Sinceramente no. Avrei messo la firma se mi dicevano così. Però è andata bene, dai. Vedo che sia andata, cioè, andata bene per essere il primo anno. Centrale o esterno? No, no, centrale, tutta la vita. Quindi ha ragione Sì, Colombo, tu sì. come esterno no? No, posso farlo. Sicuramente non sono come, non ho le caratteristiche come Mignanelli o Andreoni, però posso farlo se mi devo adeguare, ma L'abbiamo visto lo scorso anno nella Corregese. Chi fa gol di voi domenica? Chi è il giocatore domenica che cambierà il volto alla partita? un attaccante, però non te lo dico, perché sennò si arrabbia. Ah sì, perché tu ce l'hai già in testa? Sì. Sì. Ma passiamo il turno, Speriamo. Tocchiamoci anche. no? Poi soprattutto dopo quello che ha detto l'allenatore. Ecco, parliamo un attimo del loro allenatore. Ve la siete un po' presa, per le dichiarazioni, quel 4-1, Ah, 5-1? sinceramente, queste grandi occasioni che hanno avuto, io non le ho viste, né quando ero fuori né quando ero dentro, perché conti 4 gol, 4 tiri che hanno fatto in rimessa laterale, allora anche i nostri colpi di testa di Siega che hanno dato in rimessa, era un gol anche quello, non lo so, però se li ha visti lui, bene per lui, dai. Nel primo tempo hai visto che bella cornice di Sì, pubblico, eh? meraviglioso, tanta roba. Prima volta per me che vedo così tanta gente. Era uno stimolo o era una responsabilità di non deluderli? Secondo me è un po' tutte e due. Tutte e due perché alla fine così tanta gente non puoi neanche deluderla. Meno male che non abbiamo perso.